Vediamo se è tutto ok. Dovrebbe. Boh. Allora. Io ieri avevo un sacco di roba da guardare. Facciamo una cosa, spostiamo prima. No, non nel nascondiglio di Cronley. Ad Arcovia Vecchia, tanto Cronley l'avevamo già fatto. Perfetto. Uè. Un po' di lag nel caricamento. Ah, e devo parlare con lui, giusto? Che glielo devo dire, ho fatto fuori Cronley. Allora, innanzitutto la roba proprio che so che non uso, la sbidono all'NPC immediatamente. Quindi queste armi qui sono le prime a venire sbidonate. Come arma riuscire a sostituire Massacro solo quando, cioè riuscirò a sostituire Massacro solo con un'arma veramente più forte, ma di tanto più forte, perché quel più 4 all'abilità Force Wave vuol dire un sacco. Vuol dire veramente, veramente tanto. Perché quattro, 1700. No, 1000, 1300. Non c'è proprio paragone, proprio incomparabili. Assurdo. Corazza di bronzo tempestoso del decadimento. Quel 42 acume però è figo. Anche 6% in più di acume. No, la vendo. Il rottame si tiene. Dinamite si tiene. Questa si tiene. Inferiore. Inferiore. Medaglia tagliagole della prontezza. Non è proprio il livello del cimiero di Balthazar. Anello con pietra lunare etereo della protezione. 13% danno a fuoco. Quell'altro mi dà l'anello di platino scaltro. 21 fisico, 23 acume. 7% acume. Più 13% danno fuoco e 15% danno da etere. Ma non è che faccio danno da fuoco. Fa pochissimo, 6-15 da fuoco. E danno da etere non faccio danno di elemento etere. Ah, poi spirito richiesto 142. Vabbè, non ci sono lontano, però mi sembra un po' mediocre. Ecco, questi sono come quegli skinieri che ho già, ma non hanno la velocità di movimento. E poi non hanno delle resistenze come quegli altri, quindi. Via. Paramani dell'entroterra. Aumenterebbe lo spirito. No, inferiori. Questo è un componente. Spalline campali resistenti del fulmine. Ma quelle spalline che ho adesso, il paraspalle incendiario da 43 fisico.
No, ancora non sono pronto a sostituirlo. Quest'altro invece. No, neanche questo. Ok. Ah, no, c'ho questi. No, questo è inferiore, punto. Anche questo non mi piace. No, inutile. Stessa armatura. Sono gli stessi skinieri. Però quelli che ho già sono rari. Ma spirito non lo uso. Cosa serve lo spirito? Aumenta gli attacchi. Il danno degli attacchi magici. Ma non ne uso gli attacchi magici. La velocità di movimento è uguale. Però mi aumentano il danno da freddo, il danno da gelo con la durata aumentata del 20%. 9% resistenza all'etere. Ecco, quei 15% sono, penso, insignificanti. Non mi dovrebbero cambiare il DPS. Però con gli skinnieri e brigantina resistenti alla velocità dovrei guadagnare un 18-19% a un paio di resistenze. Che per ora freddo e elettricità sono basse. In realtà sono tutte e tre basse, anche al fuoco è un po' bassa. Aspetta, che non lo devo vendere. Fammi vedere. Il DPS non cambia. Quindi faccio, diciamo, un downgrade di rarità, per così dire. Sempre 12% di velocità, perfetto, va bene, tengo quelli. L'elmo. No, questo mi sembra proprio inferiore, punto e basta. Paramagna dell'entroterra mistici dello sguardo di Drigg. Anche questi che aumentano lo spirito. No. Devo ancora capire se la velocità di attacco mi migliora lo spam della Force Wave. Ancora non mi è chiaro. Questo a parte. Allora, 181 di spirito. Sono a 106. Adesso. Quindi. Via, si vende. Tutto, vendiamo tutto. Ah, la roba epica. Questo richiede il 32. Ed è bellino. Ah, spirito richiesto 164. Mi sa che questo non riuscirò mai a usarlo. Beh, allora, non si sa mai. Io lo tengo da parte. Poi vedo di vedere se questo mi fa compensare il più 4 perso a onda d'urto. Non credo. Ma tenerlo non fa di certo male. Poi vedere se riuscirò a portare questi qui. Sono al 29, ancora un livello, dai. Allora. Martin è morto. Ok, devo fare rapporto a Morney. Anche di Elsa. Controlla come stanno Oscar, Ewan e Judy a Crocevia del Diavolo. E ancora di raccogliere questa stoffa che ancora non ho fatto. Ne ho trovati solo due. Solo due item su tre. Allora, il boss è qua. Cioè, il boss, il tizio. Is it finished?
Sì, Cronley è stato segato. 10k di exp. E sarà già fuggita. Perhaps she escaped and ran for Homestead. Or maybe they sold her. I have to go back out there. Now that we're not in any imminent danger, we need to deal with a more subtle enemy. Oh, finalmente adesso che sono rispettato come reputazione qui a Crocevia del Diavolo. Vediamo cosa sono queste taglie. Era già noto che Caspis bevesse sangue e che fosse un devoto di Kton. La sfortuna vuole che sia sopravvissuto alla Grim Dawn. Dei rapporti comunicano che Caspis sta catturando dei viaggiatori fuori dalla periferia di Burwich. È improbabile che stia lavorando da solo, quindi deve aver radunato dei cultisti nei dintorni. Chiunque rintracci Caspis nel suo nascondiglio e lo uccida sarà adeguatamente ricompensato con dei materiali di recupero. Vabbè, accettiamo la taglia. Al contrario delle missioni tradizionali, le taglie sono ripetibili. Ogni fazione offre fino a 5 taglie per sessione di gioco. Interessante. Aspetta che... telefono sposto qua. Allora... periferia di Burwich. Quindi andare a esplorare qua. Va bene, per vedere... adesso sarà, tipo, avrà il gioco, avrà fatto spawnare il nemico per la taglia. Ah, quelli che ho liberato da Cronley, giusto. Perfetto, lì ancora nulla, qui. Nulla, ok. Parliamo con Barnabas e poi ci dirigiamo a cercare questo Caspis. Gli facciamo un Caspis così, gli facciamo. Come, friend. Share a glass of clean water with old Barnabas to celebrate your victory in Burwich. Allora, parliamo col cibo. Before the world fell apart, Burwich got its food stocks from the vast farmlands to the northwest. With a bridge repaired, we need to find a way back to Homestead. The journey will take you far to the northwest, and I haven't a clue what's out there. Start by following the road out into the Arcovian foothills, all the way through Old Arcovia. With luck, the old coastal bridge near Twin Falls still stands. If that's not an option, you'll have to look for Smuggler's Pass. It's an old smuggling route that ran through the Broken Hills. It should connect to Homestead. Must find out whether the farmlands can still support us or if the Grim Dawn claimed them as it did Burwich. Ok, ma il ponte di cui sta parlando è quello che ho appena riparato per andare ad Arcovia, perché dice ad Arcovia vecchia, ci stavo già andando ad Arcovia. Nobody's been as far north as Homestead in months, so I can only... Ok, qui mi dice attraverso il ponte vicino alla cascata gemelle per entrare ad Homestead, oppure viaggia attraverso il passo del trafficante. Questo è il passo del trafficante. Homestead? Ah, è qui Homestead. Ah, è una zona agricola. Ho capito. Forte del tiranno. Il giorno che riuscirò a permettermi un castello tutto mio, però lo chiamerò tipo una cosa come Forte Terrore. Così. Passo del trafficante. Ah, attraverso le cascate gemelle. Però, cioè, qui la mappa è grande, ma non c'è nulla qui. Cioè, guarda, è immensa, ma qua non c'è nulla. Si sbloccherà qualcosa man mano. Perché qui, a sud, c'è un ponte che porta a sud. Anzi, ho 200.000 monete.
e 20 pezzi di rottame, 20-25 quelli che sono, non sono neanche così tanti come richiesta. Io lo riparo, voglio dare un'occhiatina dove porta. Ah, già che sono qua, fatemi depositare tutti i componenti. Ok. Depositiamo anche questi. Ma la gelatina... Ah, ne avevo già due, tra l'altro, i gelatini regali. Deposito anche questo. La dinamita me la tengo. Deposito anche questo qui, che adesso non lo voglio usare. Ma da questo suono... di vetro spaccato. Di tipo... lampadina che cade. Le vecchie lampadine da incandescenza. Facciano lo stesso suono. Ma probabilmente le avranno copiate dal di lì. Bosco vecchio. Voglio vedere cosa sblocca. Adesso magari sono tipo di livello 80 qui. E mi spacca. Tutto qui? Non posso da nessuna parte? Giudice totalmente normale. Questo non è lo scudo che stai cercando. Livello del personaggio richiesto 50. Mazza una mano leggendaria. Ma che cazzo è? Non è lo scudo che sto cercando, perché è una mazza. Ma perché fa così pochi danni? Se richiede il livello 50 da leggendario. E soprattutto, perché qui è chiuso? C'è un ponte così? Solo per trovare questo oggetto? Non capisco. Il cartello dice fuori servizio. Che sia, che serva per un DLC, per un'espansione. Io adesso lo deposito. Poi vedremo. Ok, allora. Andiamo a cercare questo Caspis. Periferia di Burwich. La fauna locale della periferia di Burwich ormai non è più un problema. Caspis. È un'area un po' grandina. In cui cercare. Ma qui gli equipaggiamenti posso anche risparmiarmi di tirarli su, perché ormai è tutta roba vecchia e obsoleta per il mio livello. Quindi... mutante carne corrotta? Distrutto! Questa gente non è.
Oppure che sei in una grotta? O è nell'overworld o è in una grotta? Tra l'altro qua c'è un altro sito di riparazione, Ponte di Burwich. Io andrei anche a riparare quello. No, ci arrivo passando da dietro. Ma questi sono tutti nemici spappolabili con un colpo solo praticamente. Ah no, questo tre colpi li ha resistiti. Malattia? Cos'è malattia? Ah, fucile a due mani. Verso palude orientale. Ah, che tra l'altro qua serviva la dinamite. Ce l'ho in inventario? Sì. Libera il cantiere. 10 unità di rottame e 8000 pezzi di ferro. Ripara il ponte. Andiamo a vedere dove porta di qua. Oh, dominio pericoloso. Rigenerante. I mostri hanno una salute e una rigenerazione energetica notevolmente migliorate, ma sono più vulnerabili ad acide, veleno e sanguinamento. Sì, deal del 6%, non di tanto. Attenzione, cos'è? Tipo un mini dungeon? Così all'aperto? K 3K 7K di vita. Forse sono leggermente più forte di loro. Però voglio avanzare con cautela. Oh, livello 36. Però avevano poca vita. O comunque sono io che faccio molto danno anche. Ma, insomma. Livello 36. Elementare devo tornarla giù, che avevo la costituzione già a posto. Però non troppo una roba di coerente col loro livello. Avvelena tutto qua dentro. Che stronzi. Aia. Cintura di catene della scaltra della maledizione, vabbè. Ma è grande allora questo posto. Ah, palude orientale. Effettivamente è segnata sulla mappa. Da qualche parte forse c'è un portale di palude orientale allora.
Vorrei trovarlo. Vabbè, avevo metà costruzione, va bene. Va bene lo stesso. Ecco, l'essenza vitale la posso lasciare giù. No, tutta roba abbastanza mediocre. Roba mediocrissima. Oh oh. Era più spaventoso di quanto pericoloso sembrasse, insomma. Tonico e la pozione, ok, la prendo. Scrigno eroico. Ci si arriva? Basta. Che è fatto apposta per farlo vedere. Guarda, qua c'è un nemico. Vabbè, è piccolino, è il suo nemico. Però come ci si arriva? Ci si farà il giro? O forse qui, che io non ho esplorato qua. Allora, voglio cercare il portale di Palude Orientale. Qui vado a prendere quel baule epico. Prendilo. Oh, non so se hanno degli scudi attivi. O li manco. Cos'è questo? Che schifo. Che brutti. Oh, passaggio segreto, cattedrale di Burwich. Chiuso? Sì, c'era solo un cadavere con del loot extra. Cattedrale di Burwich. Non è segnata sulla mappa. Madonna, questo è stato scaraventato via.
Ah, c'è un'altra cassettina qui. Forse c'è il portale alla cattedrale? Perché ancora qua non l'ho trovato. Ponte rotto. Boss da 150k di vita. Che si chiama Padre Abaddon. Aia, traditore di Menhir. Anche quasi morto. Boom. Dono di Kton. Cos'è il Don Dicton? Artiglio della viverna. Ah, 400 di... è una mano poi. 400 di spirito richiede. No. L'urina degli Slit, pagina 1. Il primo Slit fu creato dall'arcanista Oliver Hargate. Però... tra l'altro qui era chiuso, quindi non si poteva arrivare dal di qui. E qua c'è la barriera eterea. Quindi diciamo che questa zona era giusto per quel boss lì. Ok. Devo andare da questo lato di qua. Ok. Strana chiave. Usa la strana chiave per entrare nel santuario corrotto. Interessante. E
Abbiamo anche livellato questa a livello 3. Quant'è che richiede adesso, scusa? Ah, 100.000. Va bene, 104.000. Vabbè, ci guarderò dopo sta roba. Ok, direzione giusta. Livello 30. Mettiamo un punto qui. Cominciamo a livellare questa. Ah, solo 50 expo. Prima voglio seguire il bordo della mappa. Così mi faccio un po' un'idea delle dimensioni, o comunque dei contorni. Guarda questo! Un enorme tronco. Ah, è caduto da questo qui. Qua sono incazzati. Fanno anche parecchio male con quelle magie. Oh, cos'è questo qua? Gazelice lo spietato e un altro tizio, Drangul Tiranno. 191k sto boss. Attenzione.
Sa che mi fa veramente tanto male se mi prende con quelle lame lì. Aia, infatti. Lancia anche la rete questo bastardo. Livello 39. Questo tizio. Dai che è così morto. Sì, ce l'ho fatta. Squartatore prismatico. Ascia a due mani epica. Vediamo se è migliore di massacro. Non credo però. Il 40 serve. Hanno split damage, intanto, tra fuoco, freddo ed elettrico. Non mi sembra questo granché. Ah no. Più 102% danno elementale. Quindi praticamente sì, fa danno elementale... Non mi convince per niente. Cuore antico. Ho visto qua di fianco degli altri mostrazzi. Oh no. Ah, vedi che un po' di roba che richiede il livello più alto c'è. Andiamo a vendere. Allora, questo purtroppo bella, ma non la posso usare. Questo fa schifo. No. No. No, 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 no. Questo aumenta l'acume, però perdo troppo danno fisico. Questo richiede spirito e fa schifo. 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 No. Cinquantuno acume?
Aspetta, non volevo venderli. No, 1400, 1800, 1400, 1700. Ok, perdo 23 fisico, però aumento 51 l'acume. 4% di salute, più armatura. Questi li vendo. Questi... No, li vendo. 32, ma... No, li vendo. Livello 36. Non mi sembra nulla di che. Anche questo richiede il 36. No, le vendo adesso perché tanto dropperò roba migliore, sicuramente, da qui al 36. Questo non mi serve. Questo lo sposto un attimo qua. Vendo, vendo, vendo. Chiave importante. Anche questa. Il 23 cume, più 7% salute. Troppo poca roba sopra. Questo qui, boh, non mi sembra nulla di particolare. Da qui a livello 40, poi, come ho detto prima per le spalline, dropperò altra roba. Cioè. Però adesso che siamo a livello 30, la roba epica che stavo tenendo da parte prima. Vediamo. Ah, questa al 31 è ancora nulla. Allora, questi pantaloni qui, rispetto agli ultimi che ho messo, ...20% resistenza elementale. Però perdo 51 di acume. Invece questa? Più 24% danno fisico, più 27% danno trauma interno, più 26% danno perforante, un paio di resistenze, 5 di armatura in più, vabbè. Perdo 2 di abilità ad onda d'urto. E 2 in meno di abilità onda d'urto, cala un botto il DPS. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Ma questo si vende. Anche questi si vendono. Questi stivali... Però invece sono interessanti. Ok, tra 12% e 10% va bene, però 13 acumi in più e 42% di resistenza al rallentamento.
Sembra figo. Questi li vendo. E questi... No, vendo anche questi. Sì, questi qui li vendo tutti. Tra l'altro sto droppando questi unguenti, ma non li sto leggendo, non li sto usando. Però continuo a portarmeli dietro. Ok. Sono ancora incricatissimo. Più nulla. No. Una strana chiave per entrare nel santuario corrotto. Ero metà vita e qualcosa mi ha shottato. Ho detto dai, non mi curo perché prendo qualche altro colpo e mi si triggera l'abilità di sopravvivenza. Invece no, shottato. Bene, mi fa piacere. Ah, perché questo qua è un tizio epico. Era un mini boss. Di malignità. Adesso me la guardo, eh. Ah, è una mazza normale, non è a due mani. Finito? Ah no, aspetta, c'è un totem. Dove sta il totem? Orrori di Eldritch. Aiaia, state calmini. Madò. Ho usato una pozione, mi sono spaventato. Caster di merda.
Tá, è sparita. No, lì mi devo spostare, è buona. Discendente della carestia. Adesso mi compare vicino. Eccolo. Madonna, fa male sti cosi. Via, 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 via. Dai, 25k rimasti. Vai, killato. Loto celestiale. Cos'è il loto celestiale? Ah. Ah, mi fa perdere 43 di fisico, che palle. No, questa niente. Guanti di scaglie ordinati della fiamma di Ulthuin. Boh, non mi convincono. Cos'è questo? Boh. Corona del comando. Guantini frigidi di Arund. Corona del comando. Ah, serve. È da mago. Niente. E questo? Si diceva che la presa di Arun portasse con sé il brivido della morte stessa. Vanno bene, sono un po' scarsini. Medaglia, no, è scarsa. No, scarso. No, no, questo l'ho già visto. No, neanche questi. E basta. Ok, almeno qui ho scoperto che c'è un totem. Oh oh, altro boss. Come si chiama? Balegor, il re della palude.
Se non ha attacchi dalla distanza, si fa abbastanza in scioltezza. L'abilità mi ha salvato. Oh oh. Dai, metà vita. Avvelena con la semplice vicinanza. Donna. Uff. M'ha preso, m'ha fatto un male cane. Dai, 25k, 23. Aia. Aia, morto. No, no, sopravvissuto. Sono sopravvissuto. Uno sputo di vita. Perché non potevo usare la pozione e l'abilità era in cooldown. Quella della sopravvivenza. Mori. Ouch. Sì, killato. Mazza due mani rara. Frantuma ossa dei troll, brinosa della rovina. Io adesso ho 1433, 1823. Ah, 36 di livello. Oh, che palle. Mi sa che venderò anche quella. Però calmi, calmi, state calmini, bastardo. Guarda questo che mi lancia anche la rete, pericoloso. Con un DPS più basso sicuramente qui è molto problematico andare avanti in quest'area. Avanzando un po' tanto. No, voglio prima finire di esplorare la zona di sotto. Ecco, di qua. Ovviamente sembra una palude, tutto avvelena, tutto.
Minchia. Ma mi hanno mandato giù di quel po', eh. C'è qua? Qualcosa di nascosto? Apparentemente nulla. Segugio malato alfa 13k, no è facile. Era un facilone. Con le frasche. Demoliti. Sbagliato. Ma cosa ci sarà in fondo a st'area però? Elementare la vengo a prendere dopo. Gustoso questo spuntino. Cos'è sto buio? Dirupo di Craig.
Dove sono sulla mappa? Urca. Come sto a loot? Sto a livello 36 quasi. Come richiesta di livello. Chiesto qua. Sono morto. Ok, un attimo che devo rispondere alla mia morosa. Ok. Sì, ci sono. Aspetta che devo anche leggere un messaggio del mio amico. Che gli avevo scritto, chiesto perché ha spirito combattivo a 1?
Perché dà un bel bonus e con l'equip aumenterà di livello senza metterci punti. Ah, è vero, perché le abilità extra, i punti extra, i livelli extra si attivano solo se hai almeno un punto in quell'abilità. Così ti resteranno parecchi punti da mettere anche nel demo, il demolitore, che ne ha parecchi di utili. Qui vedi che avanzano, puoi pure alzarla. Ah, ok, ho capito. Perfetto. Chiaro, ci sta. Quattro punti disponibili. Ok, vendiamo un po' di roba. Oh. Mascella crudele. Ah, è utilizzabile su amuleti e medaglie. Prossimo amuleto ci metto questa. Questo è inutile. È inutile. Mascella crudele. Interessante, molto interessante. Fatemi fare un po' di spazio nell'equipaggiamento. Spirito 164, non ci arriverò velocemente. Ma dinamite adesso lo deposito. Ah, si possono comprare le espansioni, giusto. Ok. Si era un po' frizzato. Lui c'ha una quest. Devo portare dell'esplosivo. Ah, l'ho appena depositato, ne avevo 5. Te lo devo dar 3? Va bene, te lo do subito. Un po' di dinamite per il mio amico Kasparov. Let
to start the of course. I am fully confident that it will function as intended. Well, there may be a slight chance that we will tear apart I was correct. Just look at these wonderful components. We can finally begin studying artifacts properly. If only the Erelon Museum Society could see me now, they would be Tinkering is my specialty. Oh, adesso può smantellare. La finestra di smantellamento permette di rompere gli oggetti indesiderati per ricavare dei componenti che possono essere utilizzati per l'artigianato. Però li spacca, cioè li smantella con la dinamite. No, ecco, meglio non scherzare con la migliore arma che ho. Allora. Ah, tra l'altro non avevo recuperato... Ah no, ero morto, ero tornato in città perché ero morto, e questo è il portale vecchio. Dobbiamo finire di killare quei bagonzi. Attenzione. Ah, passaggino segreto. Spoglie nascoste. Dopo così provo la... Vabbè, però non... Ho solo due dinamite. Proverò lo smantellamento. C'è anche un totem più avanti. Ma quindi gli altri nemici erano morti per i dot? Livello 31. Livello 31. +45 fisico. +1300, +1700, +1400, +1000, leggermente
più danno. Però perdo un po' di armatura. Però così subisco molto meno. Cioè, molto meno. Non so di quanto subisco meno. I critici dei nemici. Ho visto delle build finali che arrivavano a 1400 di fisico. Adesso sono a 700. Sono a metà strada. Mi sembra che avevo visto che c'era un totem. Ma mi sa che... boh. Giù. Totem selvaggio antico? C'è da qualche parte una razione. Alimentare giusto per ricappare la costituzione. No, qua vicino mi sa che non ne ho lasciate, non ce ne sono. Oddio, al massimo moriremo. Era più facile di quanto mi aspettassi. Passo di Turin. Quanta roba rara. Il passo di Turin. Oh, più armatura. Più 21% danno fisico, più 20% danno trauma interno, 6% velocità di movimento, che è un po' più bassa di quella che ho.
Belli, Turin, demolitore di Icon, ha fatto i suoi ultimi passi insanguinati portando questi stivali al servizio di Empyrion. Belli. Ok, questa parte l'ho esplorata tutta, devo fare il giro e tornare quassù. Oh, qua non ho trovato neanche un altare. Non ho punti di devozione disponibili. Ho letto di prendere anche il leone. I prossimi tre punti vanno nel leone. Ah, che cosa mi dà di completo il leone? Ah, tre di ordine. Ok. Qui la festa? Stavo aspettando appunto perché ho detto, ma possibile che non ci siano imboscate neanche qui sopra? E tipo qui? Non c'è qui? Ah, eccola. Cioè sia qui che prima. Diario di Uroboruk. Ti pareva. Ci sono già stato. Kaliska, il cacciatore d'ossa.
186k. Giro, giro, tondo. Uno shrine. Via, 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 via. Entra il morso. Dai, è rimasto un 40k. Comunque gli applico anche un dot. Sarà danno da sanguinamento, forse. Sono morto. Vai. Zanna del cacciaossa. Zanna del cacciaossa, oggetto di missione. Perfetto. Ah, ha livellato anche carica del toro. Ok. Vendiamo, vendiamo, vendiamo. Adesso non ho la dinamite, quindi... Cioè, in realtà ne ho solo due. Questo qui, allora, 14 e quasi 1800. Ah, fa un pochino più di danno. Sì, perdo un po' di percentuale a fisico, ma va bene, dai. Però questi invece sono ancora meglio, mi danno il fisico e mi danno il danno. Mi danno il danno, perfetto. Devo cercare di capire se ho del... qual è il dot o il danni extra. Danno secondo me no, 0%. Trauma. Danno da fuoco, danno elettricità. Danno da fuoco è poco, però. Ah sì, è trauma interno che fa danno per 3 secondi.
da una trauma interna e da un assanguinamento per 3 secondi. Ho capito. Questo voglio provare a smontarlo. Uno scudo che mi ha droppato Kaliska. Il cazzaossa. Appena sconfitto. Vediamo cosa mi dà. Simbolo delle illusioni e 3 rottame. Ah, una dinamite mi usa. Ah, ok. Amuleti e anelli. Quindi si è preso da un elementale. Peccato, ma non mi serve. Torno a depositarlo. Strana chiave. Devo trovare anche questa chiave, dov'è che va usata. Avevo trovato col personaggio iniziale una porta chiusa qua da qualche parte. Dov'è che era? Ah, forse era qui. Sì, mentre cercavo Angrim la prima volta. No, ho sbagliato, non devo parlare con lui. Devo andare nel portale. Sta bestia, lo scheletro di questa bestia, minchia. Ah, ho completato quest'area? Ok, così so che c'è questo boss qui, ci sono questi boss qua. Interessante. C'è un boss qui. Quindi se lo voglio farmare devo andare periferia di Burwich. Sì. Periferia di Burwich. Un amuleto epico. Ah, ma è incredibilmente low level. Più 2 l'abilità lampo. 35 acume. 27% danno fisico. Lampo lo dovrò sbloccare prima o poi. Allora. 1450, 1844. Mi dà 2 e 3 di attacco in più. Però mi dà anche 15 capacità difensiva. Ah,
Ah no, 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 no. Tengo quella vecchia di cintura perché mi dà più 2 a... A coso, come si dice? Onda d'urto. Un attimo che voglio andare a fare quel totem. Questo totem qui. Il cacciatore. Ah, un fucile. Sì, era ormai low level questo totem per noi. Sì, adesso andiamo a vedere qua questo accampamento, che c'era un accampamento di gentaglia, non mi ricordo chi era. Ma c'era una porta chiusa. Zitto. Medaglia dell'uccisore di bestie. Cos'è? Ah, era bellina a livello 22, ma adesso c'è qualcosa di migliore. Santuario corrotto, allora ci ho preso. Dominio pericoloso. I mostri rubano in assoluto ogni attacco, ma hanno una salute ridotta. 200% del danno dell'attacco con ridotta salute. Mi fregano la vita. Si curano del doppio del danno che mi fanno. Però hanno un quarto di vita in meno. È semplice, non mi devo far attaccare allora. Non mi devo far colpire. Beh, per ora stanno morendo molto velocemente. Ok, vediamo questo posto. Che cosa ci porta? Cosa ci riserva? Il dungeon. Oh, questo è forte, 30k. Fugge già? Progresso nella missione. Era Caspis? Me ne sono mica accorto perché taglia il succhia sangue, ritorna al tavolo delle taglie. Così via.
Cioè, io... E Caspis era qua dentro? E per aprire... Per trovarlo io dovevo trovare quella chiave là nella palude? Che era... Molto più high level di me, però ovviamente col DPS che ho adesso era una semi passeggiata. Quindi avrei dovuto trovare quel posto comunque per poter killare Caspis. Ah, che culo lui era. Ah no, ok, non si è evocato nulla. Fresh blood. Kill the non-believer. Madonna, come sono edgy qui la gente. Possiamo fare il bagno lì nel sangue? Meglio di no. C'è qua? Apri. Ah, di là l'ho esplorato tutto, quindi... Proseguiamo qua. Oh oh. Oh oh. Ok, quello è morto. Questo l'ho quasi smezzato. Aia. È un po' rincoglionito, mi pare. Ok, smezzato. My energy is low. Ma che cosa, energy slow? Beviti un intruglio sano e corroborante. Morto male. Ma è morto male. Porca miseria. Allora, sigillo ctoniano del legame. Queste spalline qui, mamma, non mi dicono nulla. Schifo questo. Butto via. Spada sovrana di salta dalla canista di accadimento. Ah, è da mago comunque. Un pugnale, insomma. Yes, 32.
Okay. Prendi al lampo. Che ce l'abbiamo già a livello 3. Vediamo un po'. Abilità pronta. Ma non lo posso usare quando non sono in combattimento? Va bene. Un bel po' di roba, però sa tutta roba inutile. 35. No. Ma quindi per tornare indietro bisogna solo usare il portale praticamente da di qui. Che si chiude la porta dietro. Va bene. No. Quest'anello no, richiede spirito, la cintura ovviamente, quella che ho su è OP per ora. Ok. Ah, il tavolo delle taglie. There are few people I hold in high regard. Fai rapporto. Boris. Cerca l'arena nelle quattro colline e uccidi Boris. Arena delle quattro colline. Ehi, ciao Wii. Aspetta che c'è anche un messaggio a un amico. Ah, ok, niente. Le quattro colline, non è di qua. All'arena avevo trovato giusto quella che era qua da qualche parte, mi pare. Boh. Sì, dai, solo 99.000 è un po'.
99.000 esatti. Non so che cosa ci farò con i punti canale, boh. Devo ancora decidere. Abbiamo bisogno di cibo. Ah, è per andare a Homestead. Però dove... Io ho trovato un'arena con dei boss. Con due boss. Non mi ricordo però dove. Ah, qui. Questa. Forse. Forse questa qua. Ciò, ho fatto male. Voglio aspettare che mi si ricarichi la... l'abilità. Eccolo, Boris. Ah, ma erano i due boss che ho fatto fuori ieri. Quindi c'è una taglia su di lui e rispondono. Beh, rispondono, certo. Minchia. Aia. Perché fanno così male oggi? È morto. Ma perché fanno così male? Come mai? Vabbè, ieri cosa ho fatto? Li ho affrontati uno alla volta? Ho sbagliato portale? Sì, avevo sbagliato portale. Cioè, mannaggia. Ieri non mi ricordavo di aver fatto... di aver avuto difficoltà. Ok, così quelli non ci danno più fastidio. Ecco, facciamo fuori prima lui. Per così dire. Ma perché fanno così male? Ieri li ho sconfitti. Thank you.
Porca miseria. Ma si sono potenziati. Per forza. Se non si curano velocemente, vedi, piano piano. È che sono in due, due contro uno, è difficile. Cioè, lui si cura di tanto. Sono incastrato sulle cazzo di scale di merda! Perché è salito sulle scale? Ma porca... Dai, buono. Si sono curati. Ma cazzo faccio a ammazzarli? Ho anche 0% di resistenza alla folgorazione. Quindi lui che ha gli attacchi elettrici me li subisco tutti. Tutti in faccia. Non gli posso star vicino. Spostarmi, però muoio. No, è sicura, sicura di tantissimo. Che palle. Ah, detto che tornare quando... Si vede che quando li ho fatti fuori, ieri, avevo molta più resistenza all'elettrico, che adesso purtroppo cambiando equip non ho più. No. Tornerò quando sarò più forte, allora. Cascate gemelle. Oppure attraverso il passo del trafficante.
Qui si può aprire. Però non ho dinamite con me. Vado a prendere un attimo qui nella miniera. Non mi ricordo bene dov'è, però... Ah, eccola! Pettorale del destino? Che cazzo è? Vediamo se faccio più danno. 18-47. No. Peccato. Ok, un paio di candelotti di dinamite li ho presi. Qualche componente per resistere all'elettricità c'è. No, vabbè, quando troverò qualcosa che mi alzerà almeno al 50%, 40-50% la resistenza all'elettrico, tornerò a farli. Per completare la taglia, più che altro. Quattro colline. Imboscatina? No. Ancora no. Qui, dai, qui di sicuro. No? Eccola. Totem spirituale. Prima di farlo bisogna pulire d'intorno. Quanta roba dentro sto sarcofago. Ah, c'è una caverna lì. Pallo Sadarin, riflettente. Spoglie nascoste, non erano tante nascoste. Bowl lì, bella vista. Aia. Meno peggio di quanto pensassi. Mantella dell'Evoca Spiriti. Lama della Tempesta.
Ah no, di... non è un granché. No, non è un granché sta roba. No, neanche questo non è un granché. Allora, velocemente si va a vendere. Come see what's left of my wares. Spada lunga spettrale venenosa di distruzione. Ma questo chiede spirito. Che palle, allora niente. Mannaggia. Ah, però. Un sacco di roba buona comunque richiede molto spirito, però di. Magneti armonizzato. Quanti magneti armonizzati ho? Ne ho uno. Allora. Ah, aspetta, aspetta. Questo qui. Ah, narrazione elementare, vabbè. Entrata alla caverna. Ah, ma ci sono già stato qui. Ah, non posso uscire? Che palle. Ma quindi da dove si passa?
Asta, qui c'è un'area segreta? Che qua forse. Vado a passare dal dal nascondiglio di Cronley, allora. Per forza. No, ho sbagliato. Ah, no, devo fare tutto il giro. Oh oh. E qui non si sale. Questo significa passare dove ci sono i due boss. Via 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 via, ignorami, ignorami, ignorami. Via 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 via. Ok. Tra l'altro qui non c'ero mai stato. In questo punto. Bellino. Sì, adesso non ho tempo per voi. Porca miseria. È diventata così forte la gente qua? Era così anche ieri? Il devasto. Un ponte molto sicuro, mi dicono. Eccoci qua. Aspetta, potevo andare al nascondiglio di Cronley? Ah, ma porca. Mi ero dimenticato che c'era la portale direttamente per qui dentro.
Dove devo andare poi qua? No, questo l'ho riparato. Ah, laggiù. Cosa? Nababbo Martin? È qui dentro? Di nuovo? Con 100k di vita? Aspetta che devo far fuori questi qua. Sono dei rompicoglioni. Devo abituare a usare lampo sui caster dietro nelle retrovie per killarli subito. E risparmiarmi un po' di fatica. Tipo. Questi paraspalle. No, sembrano simili, ma preferisco avere il fisico che la salute. Ok, ci siamo quasi.
crolli, lo facciamo fuori. Ma come la tenda fa energia? Lo scudo, ok, gli ho dato via. Ah, qui ormai ovviamente è rimasto distrutto. Che poi qua non è che avevo esplorato poi. È vero. Cosa c'è? Nulla. Ok, ci si deve buttare qua di sotto. Andiamo. Ancora altri 25 minuti di giocata li faccio. Ah, sono proprio caduto. Ma eravamo già sottoterra, siamo caduti, siamo arrivati, siamo caduti di fuori. Com'è possibile? Che succede qua? Cascate gemelle. Vecchio ponte distrutto. Ah. Ah, le cascate gemelle, ecco perché. Che sono due. Cioè, è una che si splitta in due. Quest'area qui non è un'area segreta, è un'area che ci si arriva adesso da qui, proseguendo semplicemente nella storia.
Quando ti sembra che gli scheletri siano finiti, non sono finiti. Carica del toro al 6. Livello massimo 25. Dai, scriviti anche qui. No? Un totem. Ah, ok. Revolver di Orwell. Interessante questo. Spirito 116, livello 36. Questo è da tenere d'occhio. Niente, questa, niente, niente. E questo qui lo vorrei sostituire a... Ah, tra l'altro il sigillo della famiglia Skinner ha perso dello spirito e non lo sto utilizzando. Ok. Quindi giravo con meno danno perché mi si era disattivato questo, perché non avevo 103 spirito.
E questo lo sostituirei all'anello di platino scaltro del lupo. Però livello 36 richiede. Lo tengo d'occhio, diciamo che lo tengo d'occhio. Uno spirito. Balvoruk. Salve, non mi conoscete, ma ho sentito parlare di voi. Sono Balvoruk, dell'Ordine della Veglia di Morte. Le vostre geste mi portano a credere che siete una persona adatta, la persona adatta per portare a termine la mia missione. Quello spirito, siete un necromante? Ah, un necromante. No, perché devo uccidere su tutta stante? No, no, cosa volete che faccia? Raggiungete le catacombe e bandite gli spiriti di Nomos Dread, Laudos Viagra e Rovena Kur. Intarkur te lo dà. Quando avrete finito, cercate il mio compagno Calderos vicino all'ingresso dei passi del tormento. Vi guiderà verso il vostro ultimo bersaglio. Ok. Mi piace. Resistente l'amico. Aia. Minchia. Si telepa. Ti si telepa le spalle. E ti rompe le palle. Livello 33. Soldato decorato. Dà della resistenza elementale anche.
Interesting. Non posso passare da di qua. È notte. Notte fonda. Si è fatta già mattina? No, poteva restare notte un po' di più, dai. Andiamo a vedere qua dentro. Magari c'è un piccolo antro. Un piccolo antro. Un alveare brulicante. Da ripulire. Ulraprax, matriarca dell'alveare. Urca miseriaccia. Come out of energy? Non è troppo difficile, dai. Cioè, quella lì che aveva 100k di vita, ma ha droppato roba meno rara di quella lì più piccolina che ne aveva 30k di vita. Cioè, fatemi capire. Per adesso, allora c'è un altro da 28. My inventory is full. Qual è il boss più forte che ho ammazzato? Gazelice lo spietato. Chi cacchio era? Non mi ricordo mica che cavolo era. Respiro pungente. I can't carry anymore. Ok. Andiamo a vendere. Come see what's left of my wares. Questa è inferiore. Questa è inferiore.
No. No. Questo mi dà 12% danno, 11% di resistenza elementale. Potrei tenerlo temporaneamente per killare uno dei due tizi. Questo resistenza elementale. Fammi vedere poi se ho dei componenti per... Allora, facciamo così, facciamo così, così, così. Questo lo teniamo qua temporaneamente. Qualcosa che difenda dall'elettrico. Niente. Marchio di Drig. Questa è una medaglia, no, no, no. No, non... E questo perché l'avevo tenuto? Adesso questo lo vendo. Se faccio così, ho il 37% di riduzione all'elettrico. Questo lo vendo. Danno fisico, danno elementale, danno trauma interno. Aspetta, fammi capire. Quindici, diciannove. Che si è frizzato, ecco.
Perdo un po' di fisico. ...24% resistenza al veleno e all'acido, beh. In effetti... No, questo lo vendo. Questo lo vendo. Sì, anche questa la vendo. Cose che... dei componenti che mi migliorano la resistenza all'elettricità non ne ho. Voglio provare un'ultima volta a fare il boss elettrico. Con questi due io fa meno danno, però 37% di resistenza. Non ho qualcosa per la resistenza alla... 450 secondi di durata. Oh, finalmente uso l'unguento. Eccolo qua. Ah, c'è Boris di merda. Riuscire a ammazzare lui. Muoviti, muoviti, muoviti. Dai, 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 siamo quasi. Via, 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 via. Pozioncina. Sì, ce l'ho fatta. Lui si faceva anche con un po' di kiting. E adesso devo fare fuori lui. Quanto ho? 67 di resistenza. Muoviti. Ho perso il l'unguento. Sono morto. Però Boris l'ho sconfitto. Devo andare più nell'aperto qui. Muoviti, muoviti! Porca puttana! È perché mi blocca, mi stordisce, non mi posso muovere. Dopo mi arriva vicino e mi schianta. Aspetta, fammi rimettere su questi per il danno. Adesso che l'altro non c'è più, potrei andare lì di ignoranza.
No, fa veramente troppo male. Sembra che si cura anche. Dai, quasi morto, quasi morto. Ma che cazzo è? Porca puttana, oh. Quando perde l'aggro e lo riaggro, lui si cura tipo di un 10k. Solo che ho finito i cosi. Dove sto andando? Se perdo l'aggro, lui dopo si ricura di nuovo. Devo fare un kiting così. Bastardo di merda. Oh. Finalmente. Istintivo del lottatore, ma fa cagare. Oh. Vado a consegnare la taglia. Anzi, vendo un po' di merda. Questo. E anche questo. Questi due li tengo perché mi dà resistenza elementale. Sia mai che mi serva nuovamente. Ah, ok, la prossima taglia è uccidere gli abomini che si rintanano ancora nel nascondiglio di Cronley. Va bene. Buon. Vado a cenare adesso. Per oggi, stop. Ci becchiamo alla prossima, dai. Statemi bene. Ciao.